Per domande o no, sto lavorando. No, è una cosa che mi ha. Oggi mi hai messo una cosa nuova in testa, però forse ho capito male io, quindi dovete capire che sono un po' lento. Io sono rimasto nelle mie indagini che la struttura classica, non so se si chiami la stratigrafia classica, all'interno ho un intonaco in argilla, l'interno cosa è l'isolamento in paglia e all'esterno la calce. Sì. Oggi mi ha introdotto il coso del legno, del controvento, non ho capito se mi sono perso un pezzo, oppure, quindi non è sempre necessario, oppure se sempre ci deve essere questo legno a 45 gradi che di fatto chiude tutte e quattro le pareti della casa e quindi di fatto gli strati che io pensavo fossero tre invece no, sono sempre qua. Allora, non è sempre necessario, perché non so, in un muro o lo metti agli angoli come abbiamo fatto là in Valdobbiadene. Cioè, dipende dal tipo di progetto e dalla forma della casa, dipende. Uh-huh. Ok. Quindi potrebbe comunque essere necessario. Ok. Dipende appunto dal caso. In quei casi in cui lo è, quindi lo metti, il discorso di traspirazioni igroscopiche, il fatto la presenza del legno non inficia le qualità della intrinseca della paglia argilla calza. No. Cioè non distrugge. L'evaporazione. La posizione del vapore è sempre garantita, ma ricongiungi di più tempo, però c'è sempre questa traspirazione che comunque si può calcolare.